Lavinia Mauro a Uomini e chi è la nuova tronista? Lavinia Mauro è la tronista di Uomini e Donne che sta cercando l'amore nel programma. Studentessa di Scienze Politiche alla LUISS di Roma, ha 26 anni, è di Roma e ha già partecipato al programma tempo fa come corteggiatrice di Nicolò Briganti. In studio appare sempre con un ventaglio tra le mani che l'aiuta a superare i momenti di ansia. Come lei stessa ha spiegato al pubblico incuriosito. Il suo percorso starebbe per concludersi, la tronista sceglierà uno tra Alessio Corvino, con il quale è scattato anche il bacio, e Alessio Campoli. Al suo fianco in studio è Federico Nicotera, rimasto l'unico tronista al momento dopo l'abbandono di Federico Dainese. Lavinia è nata nel 1996, ha 26 anni e vive a Roma. Studia Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e le mancano 6 esami alla laurea. Padre avvocato e madre imprenditrice alla quale è legatissima, ha una sorella con la quale ha un rapporto a tratti litigioso. In studio ha raccontato che la sua famiglia ha origini nobiliari e che lei stessa è una marchesina. Non è la sua prima esperienza in TV, in passato era già approdata a Uomini e Donne per corteggiare Nicolò Brigante. Sono Lavinia. Ho 26 anni. Sono nata e vivo a Roma. Nella vita studio Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Mi mancano 6 esami alla laurea e adesso sto preparando questi 2 esami che ho tra una settimana e sono spagnolo e organizzazione e contabilità dell'amministrazione dei servizi pubblici. Speriamo vadano bene, così Lavinia si è raccontata di fronte alle telecamere del programma. Mio padre è un avvocato, mia mamma è un'imprenditrice e mia sorella è un ingegnere. Con mia madre siamo legatissime, le somiglio tanto. Con mia sorella ci vogliamo un bene dell'anima anche se litighiamo spesso. E invece mio papà è una persona tanto giovanile quanto all'antica. Mi ritengo una ragazza fortunata perché i miei genitori non ci hanno mai fatto mancare nulla. Ci hanno anche un po' viziata. Gli sono grata perché ci hanno sempre tenuto alla nostra educazione e alla nostra formazione permettendoci di frequentare le migliori scuole. Mamma è la severa della situazione. Fosse stato per papà saremmo cresciute super viziate. Lavinia aveva già partecipato a Uomini e Donne nel 2018 per corteggiare Nicolò Brigante. Il tronista decise di portarla in esterna ma, al termine del loro primo incontro, preferì eliminarla e concentrarsi su altre corteggiatrici. Nel nuovo percorso intrapreso diversi mesi fa dall'attuale tronista, si sono presentati numerosi spasimanti per conoscerla, come ad esempio Francesco, Ernesto e Alessio. L'avventura televisiva di Lavinia Mauro è però ostacolata, in parte, dalla sua sensibilità e dall'ansia che spesso compromette le esterne o i momenti dedicati a lei in studio. Nel frattempo il giorno della scelta si avvicina sempre di più, è arrivata sino alla fine con Alessio Campoli e Alessio Corvino ai quali ha fatto anche conoscere la madre. Presto deciderà con chi dei due vorrà abbandonare il programma per viversi la storia d'amore senza le telecamere. Nel suo video di presentazione, Lavinia ha descritto le caratteristiche che deve avere l'uomo che cerca: ho sofferto per amore ma non l'ho mai fatto vedere. Piuttosto mi logoro dentro. Se mi lego a una persona, do tutto. Mi basta poco per capire se un uomo può piacermi o meno. Ho un sesto senso molto spiccato e sono una persona molto diretta. Un uomo per conquistarmi deve essere paziente e tenace. E non deve farmi annoiare perché tendo a stancarmi facilmente e a perdere l'entusiasmo iniziale. Mi piacciono i ragazzi sportivi ma non faccio spesso il primo passo. Però se mai interessi, te lo faccio capire. Sono un po' all'antica su questo, l'uomo deve fare l'uomo. Da questa esperienza mi aspetto di vivere qualcosa di bello, leggero e spensierato che mi faccia provare emozioni forti che da tempo non provo. Io prometto che sarò me stessa e che ci metterò il cuore. Lavinia Mauro prima di partecipare al programma ha vissuto una relazione tossica con un uomo per il quale ha sofferto molto, ha raccontato i dettagli ad Alessio Corvino ma la confessione fatta durante l'esterna non è mai andata in onda dopo la richiesta della tronista di custodire il video registrato.